Buongiorno a voi, ecco qui con il nostro primo ospite, uno dei partecipanti alla tavola rotonda incentrata sulle opportunità dell'insurtech. Si fa tanto parlare di che cos'è l'insurtech, di intelligenza artificiale applicata al settore assicurativo, della digital transformation, come sta impattando i modelli di business e come si sta evolvendo questo cambiamento nelle compagnie assicurative. Siamo qui in compagnia di Paolo Meciani, che è appunto responsabile insurtech di Assofintech. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ecco, appunto, inquadriamo un po' che cos'è l'insurtech e come si sta evolvendo negli ultimi anni. Allora, l'insurtech è quel complesso di innovazione e tecnologia a supporto del mondo assicurativo. È un mondo molto ampio, molto variegato. È un mondo che sta crescendo parecchio negli ultimi anni. Negli ultimi anni abbiamo avuto, fino a poco tempo fa, una percezione dell'insurtech come un mondo in totale competizione con il settore assicurativo, quindi start-up che avrebbero scalzato il mondo assicurativo. Nell'ultimo anno si sta consolidando un ruolo diverso, quindi start-up in tecnologia che possono aiutare e non solo minacciare le compagnie di assicurazione. Quindi diciamo che siamo passati dal vedere la startup come una minaccia a vederla come un'opportunità, una ventata di cambiamento in compagnie che sono anche elefantiache, non fosse altro perché esistono da tantissimo tempo. Assolutamente sì, molta collaborazione, qualche minaccia resta, questo è assolutamente da dire. Se parliamo di collaborazione non possiamo non nominare l'Open Innovation. Come si sta articolando all'interno delle compagnie? Allora, le compagnie investono in molti modi diversi, sviluppano Open Innovation, percorsi di accelerazione, creano dei fondi verticali, ad esempio Allianz X ha creato un fondo che partecipa a molte startup innovative in giro per il mondo, oppure investono in venture capitalist dedicati, quindi le più grosse investono parecchi capitali in modi molto diversi. Come investimenti va detto che investono parecchio, ad oggi le 1500 startup hanno ricevuto più di 22 miliardi di dollari e nell'ultimo anno questi sono cresciuti al 30%, per cui un settore sano assolutamente. Si tratta di numeri internazionali, quanto è piccolo il nostro mercato in confronto alle stime internazionali? Ma diciamo che la parte del leone, la metà la fanno gli Stati Uniti, l'Europa cresce molto, moltissimo, dal 20 al quasi il 36% come investimenti. In Europa, UK e Londra fanno la parte del leone, nonostante Brexit, ma anche diciamo, la Germania segue. L'Italia segue con iniziative molto interessanti, senza avere ancora quei volumi sicuramente. L'Italia non ha quel volano anche di investimenti pubblici che potrebbero facilitare queste crescite. Come fa un'azienda a sapere qual è l'ambito di interesse che deve migliorare e sviluppare con la digital transformation? Non è facile, insomma questa è la sfida più complessa. Elaborare una strategia perché le innovazioni sono a 360 gradi, tutto può essere beneficiato e tutto può avere un vantaggio. Quello che deve fare è sicuramente osservare la concorrenza, le novità che sono disponibili e fare un esercizio di strategy, pianificare anche sul breve, fino ai 2-3 anni, attendere quelli che possono essere i benefici e dove può trarre valore. Altro aspetto è decidere quando entrare, essere first mover, entrare dopo, sicuramente potrebbe essere un rischio aspettare e non essere pronti all'innovazione. Ecco, se parliamo di insurance, è un mondo comunque molto ampio. Quali sono i settori di applicazione che si stanno evolvendo con maggiore velocità? Allora, quelli che stanno pigliando piedi in maniera prepotente, anche grazie a forti investimenti, sono l'intelligenza artificiale, da applicazioni magari non complessissime come chatbot, che possono poi evolvere in applicazioni legate invece al pricing, quindi alla codifica dei prezzi. E anche la parte di assunzione, quindi assunzione automatica. È interessante sapere che una società di Edantica americana ha pensato che l'attività di underwriting, quindi assuntore dei rischi, è considerata rischio estinzione. Secondo me è un eccesso, però dà l'idea di come le professioni vadano rimodulate verso il futuro. Questo è molto interessante anche per quanto riguarda le competenze, quindi devono essere sviluppate in linea con i cambiamenti. Assolutamente sì, bisogna sviluppare competenze nuove piuttosto che pigliare dal mercato. In alcuni casi le competenze sono difficilmente accessibili per tecnologie molto evolute come l'intelligenza artificiale, a quel punto abbiamo già player enormi nel mercato come Amazon che sviluppano dei semilavorati di tecnologia di intelligenza artificiale per renderli accessibili alle imprese. Un progetto interessante si sviluppa intorno alla blockchain. Assolutamente sì, da più di un anno Generali, AIG, UnipolSai e Aon stanno facendo un progetto per codificare come dialogare con l'agente di assicurazione per lavorare meglio in maniera univoca.
e si è sviluppato anche una società internazionale alla quale partecipano moltissimi player mondiali per definire in maniera univoca in tutto il settore assicurativo come parlare con la blockchain, quindi cose molto molto concrete. Appunto, infatti sentiamo tanto parlare di blockchain, però poi effettivamente ci sono dei progetti per applicazioni pratiche. Assolutamente sì, sì, sì. Poi ci sono anche progetti ovviamente che possono colpire più l'immaginazione, come usare i droni per fare quotazioni di rischi su magazzini, siti industriali. Ci sono cose di, anche in ambito salute, assolutamente. Però le applicazioni sono in arrivo. Quello che poi conta è il valore che riusciamo a ottenere dalle innovazioni, riuscire a generare valore che poi si possa registrare sui conti economici delle imprese. Dice un bel da fare, siamo ancora all'inizio o siamo a metà strada? Ma sono parecchi anni oramai, 5-6 anni con robusti investimenti, quindi sono molte implementazioni già in corso. Non bisogna essere scorati qualora ci sono incidenti lungo la strada, quindi progetti che non danno un ritorno atteso, ma già molte applicazioni hanno concreto beneficio. Grazie di essere stato con noi. Ridò la linea allo studio, ci sentiamo più tardi con il prossimo ospite.